Pensiero personale, un podcast di parole di management. Bentrovati a questa nuova puntata di Pensiero personale, il programma che racconta l'attualità attraverso il confronto con la direzione risorse umane. In occasione del mese del Pride parliamo di inclusività, ma non solo. Ospite della puntata di oggi è Elena Sant'Ambrogio, Vice President People and Culture di Discover Italia. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, mi fa molto piacere, essere con voi. Grazie. Un'azienda inclusiva non solo a parole. I vostri contenuti, ben noti al grande pubblico, sono rivolti a tutti, ma il punto di forza per poter creare storie di valore sono le persone. Sì, assolutamente. Come diciamo sempre, Discovery è la società media che regina un po' di quello che viene definito real life entertainment, quindi l'intrattenimento della vita vera. Le nostre storie sono storie che parlano della vita di tutti, a prescindere da quello che può essere la loro origine, il loro orientamento religioso, sessuale, le loro differenze fisiche o quant'altro. Per poter essere veri e per poter raccontare storie vere è necessario essere veri anche internamente, quindi avere al proprio interno talenti che rispecchiano il mondo reale. E quindi per Discovery è molto importante che chiunque si senta se stesso, che si senta accolto all'interno dell'azienda, che abbia la possibilità di trovare un ambiente che faccia sì che le proprie peculiarità, che possono essere esigenze legate appunto alla famiglia, piuttosto che a di altro tipo, da disabilità a orientamento sessuale o religioso, non diventino le caratteristiche di quella persona, ma diventino parte di quello che è la vita normale. Proprio per questo cerchiamo di fare in modo che i nostri team siano il più diversi possibili. Crediamo anche molto che la diversità ci aiuti ad essere più creativi, a pensare un po' fuori dagli standard comuni, e ci impegniamo molto affinché questo avvenga. Al di là del fatto che abbiamo poi una popolazione che, se andiamo a guardare, è molto bilanciata, no? Nel senso, il mix di età, di genere, di qualsiasi cosa è molto bilanciato, compiamo tutta una serie anche di azioni per fare sì che gli interessi e le cose importanti per ognuno dei nostri dipendenti vengano valorizzati. Questo significa, ad esempio, abbiamo sia dei gruppi che organizzano gruppi di dipendenti, nel quale noi come azienda siamo sponsor, ma che organizzano eventi che possono essere legati all'ecologia piuttosto che alla partecipazione del Pride e alla diffusione di tematiche più legate a questi argomenti. Facciamo in modo che il modo in cui noi lavoriamo insieme sia un modo sensibile, mettiamola così, no? Quindi per noi non è un problema da che ora si lavora o in che modo si organizza il proprio lavoro. È importante però che sia rispettoso dell'altro e anche delle esigenze. Tutte le volte faccio questo esempio del nostro amministratore delegato, che la prima cosa che ha comunicato a tutti l'anno scorso, durante la prima ondata di pandemia, è stato: ricordatevi che i vostri colleghi come voi sono persone che a casa hanno situazioni varie, che questa pandemia inciderà su questa situazione, quindi cerchiamo di venirci incontro, di cambiare il modo in cui lavoriamo di solito in ufficio, e facciamo in modo che questa situazione non diventi un ulteriore peso, mettiamola così. Noi poi siamo nello specifico molto orgogliosi sempre della nostra partecipazione al Pride. Di solito, quando negli anni scorsi, cioè, mettiamola così, quando poi i Pride erano più fisici e più
più feste, eravamo sempre, esatto, eravamo sempre presenti nelle varie capitali europee dove abbiamo i nostri uffici. Quest'anno abbiamo deciso invece di fare di partecipare a una campagna di Clear Channel, che sarà poi visibile in giro per il mondo in funzione appunto dei vari periodi, perché il mese del Pride cambia un po' a seconda della geografia. E alcuni dei nostri dipendenti, e per me questo è anche sintomo di quanto alla fine si sentano anche Pride, orgogliosi di essere in Discovery, parteciperanno, metteranno la loro faccia e il loro statement, una loro frase sul di che cosa si sentono orgogliosi, quindi Pride. Certo, c'è molta partecipazione dal basso, diciamo. Assolutamente. Avete introdotto il congedo parentale per il secondo genitore. Anche con l'utilizzo di questo termine, comunemente detto paternità, assumete una posizione ben precisa. Quale crede sia il timore delle aziende nell'avviare politiche di questo genere? È un problema culturale? Ma allora, credo che sia un problema culturale e che sia un problema un po' italico anche. Io non sono del tutto italiana e quindi questa cosa la sento forse meno o di più, a seconda da che prospettiva la guardiamo. È sicuramente vero che nel nostro paese c'è in generale un po' poco supporto alla genitorialità e c'è un po' poca cultura, ma la cultura secondo me si genera coi fatti, attorno al supporto alle famiglie in generale. Il fatto che se nasce un bambino ci debba essere una donna ad occuparsene è un fatto un po' culturale italiano, perché se pensiamo ad esempio ai paesi del nord non è così, è molto più condivisa questa cosa. Giustamente. Giustamente, esatto. Poi io sono sostenitrice del fatto che i bambini abbiano bisogno di genitori, quello che poi ognuno impara dai propri genitori, maschi o femmine che siano, le cose più diverse, non c'è un tema di genere. Sicuramente le aziende possono fare molto per influenzare la cultura. Io sono molto convinta che alla fine le scelte politiche, ma anche la cultura, dipenda poi da quello che avviene tutti i giorni. Forse c'è anche un po' di paura di impatto sul costo del personale. Io devo essere sincera, la racconto per quello che è stata la nostra esperienza. È una policy che abbiamo introdotto perché era un bisogno reale. Noi abbiamo famiglie di genitori dello stesso sesso che si trovavano nella situazione peculiare di non poter far ricorso a un permesso paternità, maternità, genitorialità, chiamiamolo così, perché le pieghe della burocrazia lo impedivano. A fronte di questo bisogno reale abbiamo deciso di introdurre 3 mesi di congedo genitoriale per padri o madri o quant'altro che si prendano cura di un bambino appena nato o adottato o quant'altro. Inizialmente l'adesione non è stata di massa, proprio perché credo che ci sia un tema culturale, no? Quindi abbiamo avuto dei mesi iniziali in cui c'è stato un avvicinamento, ma adesso a distanza di un anno invece è un'abitudine. I nostri papà prendono la paternità, la prendono magari immediatamente oppure dopo che l'altro genitore ha esaurito la sua. L'incidenza sul costo del lavoro, e noi abbiamo una popolazione giovane, quindi abbiamo tanti bambini e ne siamo contenti, non è stata tale da creare drammi o problemi particolari. Poi io sono anche molto convinta che questa, come altre iniziative, creano anche internamente una cultura di partecipazione e un modo diverso dei dipendenti, che brutta parola, dipendenti, comunque delle nostre persone ad approcciarci come azienda, no? Quindi è sempre uno scambio, quello che noi diamo riceviamo da una parte e dall'altra, e io sono molto convinta che questa sia stata una cosa molto importante da introdurre e da dare come possibilità alle nostre persone. Sì,
genera il cambiamento non solo a livello aziendale ma poi anche nella società, perché se ci sono poi dei buoni esempi come questi, è ovvio che poi c'è un cambiamento anche generale. Credo che sia un'azione sì. efficace. Si vede che queste cose sono possibili, perché almeno questa è la mia impressione, che molto spesso, soprattutto a livello, io dico politico, perché poi alla fine le scelte di welfare nazionale sono prese dalla politica, ci si fermi davanti a delle assunzioni teoriche, mettiamola così, più che a delle pratiche. Quindi forse provare ad andare a vedere le buone pratiche che esistono, ma non solo da noi, non è che siamo i paladini delle soluzioni giuste, ci sono tantissime aziende in Italia che riescono ad offrire ai propri lavoratori, dipendenti, chiamiamoli, non lo so, non mi piacciono queste parole, però soluzioni di supporto alla loro vita. Alla fine le persone lavorano tante ore, ma hanno una vita, e più la situazione della loro vita e quindi del loro privato è in ordine, mettiamola così, è supportato, meglio loro staranno anche al lavoro, almeno questa è la nostra filosofia. Certo, e crede che la dimensione aziendale influisca su appunto sulle politiche, sull'adozione di politiche di questo genere? Allora, noi in Italia abbiamo comunque 300 persone, quindi non siamo enormi, ma non siamo neanche piccolissimi. Facciamo sicuramente parte di una corporation più grande. È ovvio che quello che noi offriamo nelle diverse geografie è influenzato da variabili che possono essere le dimensioni piuttosto che cosa già è offerto dal sistema paese in cui siamo inserite. Ma c'è un leitmotiv di base, no? Cioè ci sono dei, chiamiamoli, valori ai quali noi crediamo, e quindi non so, il tema della paternità è un tema che c'è ovunque, quindi non è tanto un fatto di essere piccoli e quindi rischiare di avere meno costi, o essere grandi e quindi avere la possibilità di fare scala. Si tratta di trovare la soluzione che consenta di raggiungere quell'obiettivo nel modo migliore. Cioè in America, faccio l'esempio, abbiamo soluzioni che sono molto più legate a non so, l'asilo nido all'interno dell'azienda fin dai primissimi giorni. Perché? Perché lì è ancora più complicato culturalmente far passare il concetto al genitore che può prendersi dei giorni per stare a casa. Sì. Abbiamo comunque un congedo più lungo di quello standard statunitense, ma poi abbiamo detto ok, politica dei piccoli passi, facciamo in modo che ci sia un daycare, quindi un asilo nido, nelle nostre sedi, che sono molto più grandi di quelle italiane, dove le persone possano poter stare comunque vicino ai propri bimbi piccoli fin da subito. Certo, chiarissimo. Parlando di genitorialità, avete avviato un progetto molto interessante per il supporto alle adozioni. Offrite supporto legale ed economico ai vostri dipendenti, o chiamiamoli persone, che è un termine più bello. Sì, esatto. Sì, questo è un progetto che abbiamo ovunque nel mondo. Cioè Discovery si fa carico e supporta le proprie persone che decidono di intraprendere un percorso di adozione, che sia un percorso di adozione nazionale o internazionale, e che si trovano a dover far fronte molto spesso a delle spese molto alte, anche in termini emotivi a volte. Per provare a facilitare anche qui il raggiungimento di quello che poi è un obiettivo molto importante legata alla sfera affettiva delle nostre persone, abbiamo deciso di far partire questo progetto che consente loro di essere supportati sia per quanto riguarda le spese legali, che nel caso delle adozioni non sono praticissime in materia, però spesso nel caso delle adozioni internazionali è anche significativo, perché ci sono burocrazie diverse che intervengono, sia per tutte quelle spese che si possono trovare a dover sostenere.
è un servizio a cui diversi dei nostri dipendenti hanno fatto ricorso. Ovviamente anche qui è molto diverso da paese a paese, ma più che altro perché la possibilità di ricorrere al sistema dell'adozione nei vari paesi ha logiche differenti. In Italia è estremamente complicato, non voglio entrare poi nel dettaglio se è giusto o sbagliato perché non è il mio campo. In altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, è molto più rapido, però ha delle incombenze economiche più significative. Grazie a Elena Sant'Ambrogio per essere stata con noi oggi. Grazie a voi, davvero, è stato un piacere e spero di risentirvi presto. Assolutamente. Arrivederci alla prossima puntata. A presto.